Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi il video particolare, un unboxing un po' particolare perché ho deciso, malatamente, con la testa malata che ho, di fare il modellino di Valentino Rossi con le scala 1 a 4. Non ho mai fatto un modellino con la De Agostini, so che costano parecchio, però ho voluto provare a farlo perché ho voluto provare a farlo. In dedica mi sono messo la maglietta di Valentino Rossi, giusto quello che abbiamo preso a Tavuglia nelle vacanze, e comunque, tolto questo. Allora, apriamo prima il pacco per vedere cosa c'è all'interno e poi vi spiego tutta la trafila che c'è per fare questi abbonamenti perché avete due opzioni di abbonamenti da fare. Comunque, detto ciò, il pacco mi arriva così, io ho scritto Yamaha perché inizialmente metterò tutto qua dentro, i fascicoli, fin tanto che non mi arriva il portafascicoli, comunque dopo vi spiegherò tutto quanto. Spacchettiamo tutto quanto perché c'ho proprio voglia di vederli e poi vi racconto tutto. Allora, pacco ci arriva in questa scatola qui, io ho messo i forbici qua. Il pacco si presenta così. Troviamo il cupolino della moto che arriverà se fate l'abbonamento quello standard, quello normale. Il primo articolo che vi arriva, il primo fascicolo sarà solo questo. Io che ho fatto l'abbonamento premium, che comunque vi spiegherò dopo. Nel primo pacco che mi arriva questo più questo con i fascicoli, fascicolo di questo e fascicolo di questo, il primo fascicolo e il secondo fascicolo. Quindi nel pacco troveremo questi due, che adesso andremo ad aprire perché non voglio aprire. Il primo fascicolo, il secondo fascicolo, questo qui, poi questo cos'è? La scheda generale di montaggio della moto. Lo trovate così e aprendolo si trova tutto quanto quello che riguarda il montaggio della moto. Qua c'è una didascalia con i numeri e ce n'è ancora un pezzo qua dietro per finire, perché comunque sono in totale sono 91 uscite in totale, quindi sono parecchie. Fatto così, la moto come verrà, come uscirà il modellino della moto, questo qui. Poi, cosa abbiamo? Questo qui. Orco giù. Ah, questo è un poster, mamma mia. È un poster. È un poster della moto. Di Valentino Rossi, se qualcuno ha piacere di appendersi il poster. Questo qui è il poster. Che dopo rivediamo perché qua dietro, dove l'ho appena visto. Ah, qua dietro dalle specifiche dell'abbonamento, poi questo qua. Vediamo qua, buono, così dopo ne parliamo. Poi, qua cosa abbiamo ancora? Da questi venuti tra noi clienti. Ah, questo, questo è quello che pagate, la fattura. Poi, tutta la collezione, regalo esclusivo, area riservata per i gestori. Ok, niente. E poi qui c'è il foglietto che vi dice per l'abbonamento, che lo teniamo qua e ne parliamo dopo, perché c'è una voglia di aprire questi due bei pacchetti qua che voi non avete un'idea. Ah, ogni volta che vi arriva il fascicolo, dentro il fascicolo c'è il montaggio del pezzo che vi arriva. Ad esempio, vabbè, il primo fascicolo che riguarda solamente il cupolino, c'è niente da montare perché vi arriva il cupolino, così è, così lo aprite e finisce lì. Però nel secondo fascicolo, mi spostare questo, nel secondo fascicolo dovrebbe già esserci come montare il vetro sul cupolino, dovrebbe già esserci, andiamo a vedere. Eccolo qua. Allora, nel secondo fascicolo vediamo la gomma e il vetro del cupolino. Però non so. Ah, eccolo qua. Qua vi fa vedere come assemblarlo. Quindi vi dice di prendere il vetrino, ci saranno, penso, delle clip o qualcosa, dei gancetti a pressione da quanto vedo dalle immagini, e si va ad installare sul cupolino per assemblare il tutto. Comunque adesso proviamo. Comunque ad ogni fascicolo vi arriva come montare. Allora, partiamo dalla prima uscita che sarebbe questa qua. Ah, purtroppo per fare questi video dovrò farne, penso, uno al mese, anche perché sennò avrei dovuto. Io ho iniziato adesso, proprio in questo momento, a fare questo modellino qua. Avrei dovuto aspettare un po' di mesi e avere un po' di fascicoli per iniziare il montaggio, ma la voglia di aprirla era tanta, quindi ho detto lo faccio subito e l'ho voluto fare subito, lo faccio subito. Anche perché questo modellino qua è uscito anni fa, questa è già la seconda volta che esce. Comunque,
Apriamo e vi dicevo che dovrò fare un video al mese o un video ogni 2 mesi. Purtroppo è così. È così. Allora, apriamo la prima con tutta la mia delicatezza. Maneggiatelo con cura, perché con quello che lo pagate. Bello, mamma mia, se è bello. Plastica, ovviamente plastica, però è veramente ben dettagliato. L'adesivo 46 in rilievo. Mamma. Ah, hanno fatto anche il foro, questo qua, della telecamera che c'è installata sulla moto vera che guidava Valentino Rossi. Comunque, questo qua è il cupolino, questo. E troviamo la gomma. Mamma mia, ragazzi, ma è proprio ben dettagliata. Adesso non so se dal video riuscite a rendervi conto, ma è proprio ben dettagliata, perché c'è anche qua, vedete, le scritte sulla gomma. È proprio fatta bene, ma fatta veramente bene. È fatta bella. Ah, in tanti che fanno modellismo, che comunque si dilettano a fare queste cose, mi hanno detto che sulle gomme, queste cose si trovano, ma di qualsiasi modellino, di passare la carta vetro, quella fine, perché toglie questa riga centrale e rende più vera, diciamo, la gomma, sembra più realistica. Mi hanno detto di passare lieve lieve la carta vetro, così da togliere questa riga centrale e comunque passarla uniforme su tutta la gomma, va via la riga centrale e sembra più realistica. Ed è quella. E poi abbiamo il cupolino col The Doctor. Qua, cupolino, che adesso andremo ad installare subito. Qua sono i gancetti da sotto, quindi da dentro l'ho messo. La vediamo già subito di spaccare la prima uscita, così almeno. Sentite il clac, deve entrare il pernetto. Lo si spinge bene in fondo e abbiamo già il cupolino montato. Molto veloce, veloce, facile, facile. E così è il cupolino. Quindi, nella prima uscita abbiamo il cupolino completo, quasi, il muso, il cupolino, e la gomma. Questa è la prima uscita per gli abbonati premium. Adesso mettiamo questo qui e questo qua e andiamo a parlare un attimino di quello che è l'abbonamento, perché devi anche andare. Allora, io prima vi ho detto due opzioni per fare il modellino, ma in realtà ce ne sono tre, perché o vai in edicola e ogni mese ti fai arrivare il fascicolo e te lo vai a ritirare in edicola. O se no ci sono giusto appunto questi abbonamenti. Allora, l'abbonamento standard, che sarebbe il classico, senza regali, senza niente, solo il modellino di Valentino Rossi, tutta l'uscita per montarlo. Allora, abbiamo la prima uscita, che sarebbe il cupolino, quello che vi ho fatto vedere, senza il vetro, il cupolino, e la prima uscita a 50 centesimi, anziché 10,99 euro. Poi la seconda uscita a 4,99 euro, anziché 10,99 euro. E trovate la gomma con il vetro. Dalla terza uscita in poi costeranno 11,99 euro anziché 13,99 euro per 88 uscite. Quindi, se volete sapere quanto vi verrà a costare alla fine il prodotto, dovreste fare 11,99 euro più le spese di spedizione, che sono. Non mi ricordo bene bene, ma erano sui 2,90 euro, qualcosa del genere, a spedizione. Quindi dovreste fare 11,99 euro più 2,90 euro. La somma che vi viene, lo moltiplicate per 88 uscite e vi viene quanto vi viene a costare il modellino. Ed è una bella schioppettata. Però, tutto sommato, diviso per mese, secondo me non è una cosa che vi dà peso. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Allora, abbonamento premium. L'abbonamento premium funziona che al posto di farti arrivare un fascicolo per volta, ad esempio il primo, come vi ho fatto vedere, mi sono arrivati 2 fascicoli, il primo e il secondo fascicolo. Il mese prossimo mi arriveranno 3 fascicoli, il terzo, il quarto e il quinto, di cui il terzo fascicolo non lo pago, il quarto e il quinto lo pago a quanto lo pago? Aspettate che me l'avevo scritto, perché mi sono segnato tutto quanto. A 11,99 euro.
Però chi fa l'abbonamento premium dal quarto fascicolo in poi pagherà 1,90 euro in più, quindi 11,99 euro più 1,90 euro, perché ti danno la teca, che sarebbe questa qua. Questa qua. Ti danno la teca da mettere dentro il modellino di Valentino. Che se tu sommi 1,90 euro per 88 uscite, la teca alla fine la vai a pagare sui 170 euro. Triga branca, sei più o meno lì a quella cifra lì. In più, facendo l'abbonamento premium, ti mandano più fascicoli contemporaneamente al mese. Quindi parliamo già di 2-3 fascicoli che ti arrivano insieme, non uno per mese. 1,90 euro aggiuntivi per la teca, in più ti regalano un quadernino di Valentino Rossi, il raccoglitore per i fascicoli, una maglia, lo speaker Bluetooth e una tazza. Oggi stavo girando su Facebook, stavo volando sulla De Agostini, hanno aggiunto la moto che Valentino Rossi nel 2013 aveva scelto per le prove a Sepang, bella nera, è questa qui, questa che potete vedere qua di fianco a me. Ve la regalo, è un modellino della Yamaha in scala 1 a 12. È bella, io adesso sono andato a guardare un po' su internet per comprare modellini in scala 1 a 12 e devo dire che costano una barcata di soldi. Quelli di Valentino, sto parlando di quelli di Valentino perché ho visto già altri che sono sui 20 euro, 15 euro, Dovizioso, quei modellini lì sono sui 20 euro. Quelli di Valentino Rossi purtroppo costano dai 90-95 euro, li ho trovati su Amazon. Però se già da Amazon passi a eBay, da eBay parliamo che li trovi dai 100 euro, tra i 100 euro e i 200 euro. Costano una schioppettata. E quindi è così. L'unica cosa è che stavo guardando, la maglietta, loro te la danno taglia L. Io oggi ho provato a mandare un messaggio alla D'Agostini perché su Messenger trovate anche la D'Agostini, potete chiedere chiarimenti sulla D'Agostini. Tu gli mandi un messaggio oggi a loro, loro ti rispondono domani, perché non è immediata la cosa. Comunque, la maglia è taglia L. Io ho chiesto se è possibile avere una S, perché io sono piccolino e ho chiesto se è possibile avere una taglia S. Quindi domani troverò il messaggio di risposta e vedremo. Ho visto tanti commenti su Facebook. Io adesso non posso parlare perché è la prima volta che lo faccio con la D'Agostini, è il primo modellino che faccio. I pezzi mi sono arrivati, quindi non posso parlare. Però su Facebook ho visto tanti che si lamentano per l'assistenza della D'Agostini, che dicono che fa schifo, che non ti rispondono, che dicono che deve arrivare un fascicolo e poi non ti arriva, insomma tutte queste cose qua. Io adesso, ad oggi, non posso dire nulla perché a me sono arrivati, quindi non posso dire nulla. Vedremo durante il corso del modellino se troverò degli intoppi. Quando andate sul sito della De Agostini per il modellino di Valentino, sotto comunque sia c'è tutto quanto dettagliato per l'abbonamento standard e per l'abbonamento premium. Io ho fatto l'abbonamento premium perché comunque sia è vero che alla fine della fiera io ho fatto più o meno un conto e vado a pagare il modellino sui 1230 euro. Però se tu fai solamente il modellino, cioè con l'abbonamento standard, tu fai solamente il modellino lo vai a pagare sui 1200 euro. Io con 30 euro in più, sono poi tra quei 30 euro in più, ho tutti questi gadget qua. Quaderno, lo speaker, la tazza, la maglietta, il modellino in scala 1 a 12 e la teca e il porta fascicoli. Lì stavo io, ho preferito fare quello per avere tutti questi gadget in più, per 30 euro in più. Quindi se tu vai a sommare tutte queste cose qua, quanto possono costare? Già una maglietta può costare 50 euro, lo speaker può costare, boh, non ne ho idea, uno speaker di Valentino, quello lì, boh, non so, 100 euro, la tazza, non so, 30 euro, il quadernino 15 euro, la teca 170 euro, da 1230 euro che mi viene il modellino, togliendo tutte queste piccole cose qua, vai a pagare un po' di meno il modellino, o se no paghi il modellino per intero, mai tutti questi gadget qua. Lì sta a voi vedere cosa volete fare, ripeto. Io lascio quei 50 euro ogni mese mi mandano i pezzi e si scalano quei soldi lì. Non penso sia una spesa che senti tanto addosso, poi ognuno, ripeto, deve guardare le proprie disponibilità. Io non sono niente a nessuno per dire sì, lo devi fare, no, non lo devi fare. Ognuno fa quello che vuole. Io ho provato a farla, se poi
durante l'arco della costruzione vedo che pesa il costo, perché comunque ogni mese tirare fuori questi soldi vedo che è pesante, penso e spero che non sia così. Mollerò tutto, anche perché l'abbonamento tu lo puoi disdire, cioè non è che tu hai fatto un abbonamento e allora lo devi portare per forza fino alla fine, pagare tutti i mesi i santi pezzi che ti arrivano. No, arriva una certa che se non hai più voglia, ti sei stufato, costa troppo, lo puoi interrompere e finisce lì. Io adesso mi sono scritto anche due cosette perché sennò non mi ricordo tutto quanto. Tornando al discorso di prima dei commenti che avevo trovato su Facebook, perché l'abbonamento fa schifo, qua, là, non ti arrivano i pezzi, ci mette troppo tempo, un mese te li manda, un mese non te li manda, che ripeto non posso dire. Allora, io mi sono abbonato il 25 agosto, ho ricevuto questo pacco qua l'8 settembre, al mattino 8 settembre. Loro sul sito, se tu leggi bene sul sito, c'è scritto che per ricevere il pacco ci vanno dai 7 ai 10 giorni, togliendo sabato e domeniche. Quindi io mi sono iscritto il 25, ho dato l'invio dell'abbonamento il 25, mi sono arrivati l'8, dal 25 all'8 sono 10 giorni lavorativi, quindi a me in 10 giorni lavorativi sono arrivati i pezzi. Se si calcolano anche i sabati e le domeniche non sono 10 ma sono 14, ma sabato e domenica non sono lavorativi, quindi non si devono calcolare. Sono 10 giorni, mi sono arrivati in tempo, erano tra i 7 e i 10, sono arrivati puliti, bello, i pezzi erano a casa. Il modellino, ah, ecco una cosa che mi stavo dimenticando, il modellino in scala 1 a 12 ve lo danno solamente se vi siete abbonati entro il 6 settembre 2022. Se siete già oltrepassati, se per esempio oggi vi state per abbonare, il modellino non vi arriverà più. E così l'ho letto sul sito ufficiale della D'Agostini, dovevi abbonarti entro il 6 di questo mese, 6 settembre. Tornando sull'abbonamento premium, si pagano ogni fascicolo, lo paghiamo 1,99 € più 1,90 € per la teca, però quell'1,90 € funge per la teca, ci sarebbero anche 2,90 € da pagare di spedizione che si dovrebbero sommare agli 11,99 € e all'1,90 €. Ci sarebbero questi 2,90 € di spedizione, ma se pagate con carta di credito o PayPal, le spese di spedizione non ci sono, sono gratuite le spedizioni, quindi non le pagate se fate con carta di pagamento, carta di credito o PayPal. Io l'ho fatto con la PayPal, quindi spettacolo, pulito, non pago le spese di spedizione e sono a posto. Ragazzi, penso di avervi detto tutto. Ho magari un po' incasinato le cose perché mi venivano in mente le cose un po' uno, un po' di qua, un po' di là, mi venivano in mente le cose. Se avete delle domande, dei chiarimenti, scrivetemi pure qua sotto nei commenti perché magari ho tralasciato qualcosa. E niente, cosa dire ancora? Io sono andato a vedere su internet, prima ovviamente, prima di fare l'abbonamento, sono andato a vedere se qualcuno avesse già fatto il modellino. E come ripeto, questo modellino è già uscito tempo addietro, io ho visto tanti che l'hanno visto in foto e video, ho visto tanta gente che lo ha già fatto e devo dire che è veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto dettagliato, perché la leva del freno funziona proprio la leva del freno, la leva della frizione la puoi schiacciare, le marce quando le metti fa proprio clac, 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 come se mettessi le marce. Non ha dei suoni. Quindi il quadrante non si accende, non fa il rumore della moto, perché tanti sentivo che, ah sì, lo fa, no, non lo fa, non lo fa. Catena corona e pignone, quindi parliamo di trasmissione proprio libera, quindi gira proprio il pignone, proprio dettagliata, pezzo pezzo, voi montate la vostra M1 e secondo me viene fuori una figata. Le dimensioni della moto, parliamo di un 54 cm per 30 cm di moto, quindi è veramente una cioè se voi guardate già solo la ruota. Anzi, adesso vi prendo un modellino che io ho già. Aspetta un attimo. Allora, ho preso al volo due modellini che avevo sulla mensola. Allora, questo modellino qua è un modellino in scala 1 a 12, quindi quella che parlavamo prima sarà un 20 centimetri più o meno. Comunque, penso che sappiate quant'è scala 1 a 12 ed è fatta così. Questa è scala 1 a 12. Mentre questa qui, se non sbaglio, è in scala 1 a 8 o 1 a 10, non mi ricordo perché ha tanti anni che ce l'ho e onestamente non mi ricordo in che scala è. Comunque, non c'è il suo cavalletto. E questa qua è già un modellino un po' più
più grande confronto a questo qui. Vedete che comunque la differenza c'è, di dimensioni. Ma se noi andiamo a vedere questa in scala 1 a 4, se voi prendete le dimensioni tra quella grossa e questa più grossa, vedete che comunque c'è una bella differenza, cioè viene fuori una bella bestia. La ruota è grossa quasi quanto la moto in scala 1 a 8, 1 a 10, adesso non mi ricordo quant'è. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Che dire, spero che arrivano tanti pezzi insieme contemporaneamente, perché ho una voglia di montare questa moto che voi non avete una più pallida idea. Niente, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere le notifiche di quando usciranno i miei prossimi video. Lasciate tanti like, se avete commenti scrivete tutti quanti qua sotto. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ah, mi sono dimenticato che avevo anche questo modellino qua della Ducati 999, che è bello, bello grosso, con fatto un bel modellino, bello grosso. Però guardate quello di Valentino, quello scala 1 a 4, è una bestia, è enorme, spettacolo, spettacolo, bellissimo.